E bentornati su Italian Glot Trotters. Oggi parleremo di Stati Uniti e ci sposteremo nel Midwest, in particolare in Illinois, e parleremo di Chicago. Intervisteremo Matteo, un ragazzo giovanissimo che all'età di 14 anni ha aperto un canale YouTube così tanto per gioco, e poi alla fine è diventato un canale enorme e è molto seguito. In questa intervista ci racconterà la sua esperienza e la sua vita negli Stati Uniti. Ci vive da quando ha 14 anni. E oggi ne ha 28, quindi sono già tanti anni che abita là. Ha girato tante città fino ad arrivare ad oggi che è a Chicago, e ci racconterà in questa intervista tutta la sua esperienza, com'è la vita là da studente, quindi come si vivono le scuole negli Stati Uniti, quanto costano gli studi, se è facile fare amicizia. Della vita che vediamo anche attraverso i film all'American Pie o alla High School Musical, se è veramente così, oppure. No, e ci racconterà anche di com'è il lavoro per l'età che ha, essendo giovanissimo, ha già un ruolo, diciamo, dirigenziale molto importante. Quindi, io non vi anticipo altro. Si parlerà a 360 gradi di Stati Uniti. Altra storia, altro punto di vista. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, Matteo, come stai? Ciao, Riccardo, tutto bene? Te? Eh, tutto bene, dai, com'è lì a Chicago? Eh, si sta alla grande, a parte che sono tre giorni che piove, però si sta molto bene, dai, non mi posso eh. lamentare. Bene, intanto insomma ti volevo dire che è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotter piacere per chi non mio. lo conoscesse lui è conosciuto anche come strategico di Call of Duty è uno youtuber anche se magari attualmente diciamo non è molto attivo però sì. molto famoso molti di voi conosceranno noi non lo conoscevamo l'abbiamo conosciuto da mio suocero e mio cognato che anche loro <ride> giocavano a Call of Duty e che per loro sei insomma una persona molto conosciuta quasi un idolo ti volevo dire ecco è un grande piacere averti ospite così per sapere un po', ecco, anche un po' la tua storia e anche per sapere come si vive lì perché poi tante persone che ci ascoltano vogliono sapere appunto come si vive a Chicago. Abbiamo anche altri video degli Stati Uniti, però sappiamo che ovviamente in ogni stato, in ogni città, anche le regole sono un po' diverse: si può vivere peggio o meglio. Insomma, quindi ci interessa assolutamente. Anche perché Chicago, sicuramente, è una città molto richiesta. Ho visto che insomma è la terza città più grande degli Stati Uniti. Quindi, intanto, ecco prima di farti domande un po' più specifiche lì su Chicago, su come si vive, anche per chi non ti conosce, vorremmo sapere ecco un po' la tua storia, da dove vieni, come mai sei andato a vivere lì in America, a Chicago, e ci farebbe piacere anche una presentazione alla tua maniera sul tuo canale, come facevi all'inizio del <ride> <il tuo> video. <ride> Quello la salviamo per la fine del video, però uh, per fine uh, del uh, video. grazie mille Riccardo per l'invito. Allora, io mi chiamo Matteo Iavicoli, sono un fiorentino che ormai vive in America da 15 anni quindi già mi scuso ora per l'italiano un po' strano io mi sono trasferito con la mia famiglia a Detroit 15 anni fa perché mio babbo ha trovato lavoro a Detroit come professore e capo del dipartimento lui è un designer quindi faceva anche lui design e quindi lui si è trasferito qui un anno prima del resto della famiglia io e ho anche una sorella gemella abbiamo finito le medie a Firenze e poi ci siamo trasferiti a Detroit dove abbiamo fatto l'high school insieme quindi il liceo e noi ci siamo trasferiti lì se non sbaglio una o due settimane prima che Cominciassero le classi quindi ti puoi immaginare l'ambientamento che abbiamo dovuto fare. Io poi ero uno di quelli lì che l'inglese non lo studiava, quindi mi sono ritrovato veramente in una situazione dove non parlavo la lingua e non la capivo. Quindi, mi, veramente mi sono trovato in una situazione abbastanza strana. Però guarda, sono cresciuto molto e comunque, io ho fatto prima il liceo lì poi ho fatto l'università a Detroit quindi mi sono trasferito da qui si chiama i suburbs che sarebbero come delle piccole città fuori dalla città principale mi sono trasferito poi dopo veramente a Detroit downtown dove ho fatto l'università ho studiato mm. design del prodotto e sono stato lì per quattro anni e poi durante quei quattro anni ho viaggiato un pochino anche per uh, degli stage che ho fatto o delle internship come le chiamano qui ho fatto una a Kansas City e poi una a San Francisco e una in Charlotte North Carolina quindi mm. ho fatto ho fatto, fatto tanti viaggi anche, sì, ho girato eh. un pochino e poi mi sono ritrovato dopo che ho finito la scuola, sono andato a San Francisco per lavorare lì perché era una di quelle città dove per il design veramente va tanto. Poi dopo San Francisco ho capito che veramente costava troppo via lì, era una cosa un po' troppo pesante, almeno che non lavori per una di quelle ditte tipo la Google o mm -hmm. la Apple, cioè diventa veramente difficile viverci e quindi poi mi sono trasferito a Chicago, e ormai sono sei anni che vivo qua e veramente mi piace tanto. Tutto da solo le fatte questi spostamenti? Veramente sì, tutti da solo, qui si fa così, alla fine una volta che finisci la high school o l'università, più o meno sei da solo, è una cosa che fanno ormai tutti i giovani, veramente, eh. cioè pigli e vai, cioè eh. non è come in Italia dove finisci l'università e tanti restano a casa e provano a fare un pochino trovare mm -hmm. qualche lavoretto, qui. Appena finisci l'università, le yeah. università ti preparano a trovare lavoro, eh, ti cacciano. Poi anche la cultura proprio delle internship, eh, loro ti spingono ad andare. Quindi io già, mi ricordo, ho fatto i primi due anni di scuola, poi quell'estate mi sono fatto sei mesi in Charlotte da solo. E quindi sono andato lì, ho fatto la mia esperienza, lavoravo per la Electrolux e poi ho finito lì. Sono tornato a scuola, ho fatto un anno di scuola... Poi quell'estate sono ritornato, sono andato alla Garmin in Kansas City... Mm. Era un pochino più corta, era quattro mesi... Ho fatto l'ultimo anno di scuola, poi sono andato a San Francisco... Quindi insomma, tanti spostamenti da solo... Eh, belle ste cose qui... Ora poi ti si farà proprio una domanda specifica su queste cose... Anche per capire le differenze che ci sono... Perché tanti giovani magari hanno questo sogno eh sì. di andare a studiare negli Stati Uniti... Però poi non è così facile... O pensano che non sia così facile... Almeno te ci spieghi un po' meglio... Ti volevo sì. chiedere però prima... Visto che si farà anche del lavoro di quello che hai studiato te oggi lì di cosa ti occupi a Chicago sì. e poi ecco da lì com'è anche lì la situazione lavorativa da come la vedi te cioè se è facile trovare lavoro ti parlo da dipendente eh? ora faccio il designer di prodotti ho cominciato facevo se non sbaglio la parola italiana è stagista ho cominciato facevo Fascisti. la internship qua stagista sì, sì. e però la cosa che veramente mi ha colpito dell'America comunque anche parlando con tanti colleghi o gente con cui ho fatto l'università o il liceo cioè qui loro ti assumono da stagista perché e poi l'obiettivo è assumerti no quindi quei sei mesi fanno più o meno da prova o, o tre mesi anche tante volte fanno da prova mm. e poi ti assumono una volta che ti hanno assunto te c'hai 20 anni 21 anni e sei già pieno di responsabilità all'inizio forse non avevo tanto voglia di lavorare poi una volta che ti ritrovi in un posto dove c'è tantissima responsabilità veramente inizia a spingere anche te e dici wow c'ho un impatto su una ditta e quindi sì io ho cominciato da stagista questa ditta che si chiama minimal che è una ditta di design che insomma io quando ero uno studente dicevo wow non c'era mai come posto e invece poi sono arrivato lì e veramente lavoravo con il mio capo era un design che io studiavo quando ero uno studente quindi insomma mi sono ritrovato in questo posto dove dicevo eh, posso spingere posso crescere molto e ora dopo sei anni sono già un lead quindi un leader dove già assumo gente c'è gente che lavora sotto di me ho 28 anni cioè non è che ce ne ho tanti eh. quindi c'è veramente un livello di meritocrazia dove se lavori tanto e ti metti sotto puoi crescere molto velocemente come lavoro alla fine per quelli che non sanno che cos'è il design del prodotto, alla fine io disegno prodotti elettronici, tipo casse, cuffie e cose varie. Comunque non è limitato a solo prodotti che sono tecnologici, può essere anche una sedia, può essere un tavolo, un frigorifero, qualsiasi cosa. Quindi, visto che lavoro per una ditta che non si specializza in niente, noi lavoriamo con tanti clienti anche abbastanza grandi, tipo la Facebook, che loro disegnano i loro prodotti e tante volte li disegniamo anche noi per loro. Siamo sempre dietro un po' le quinte, quindi nessuno sa chi siamo. Però, noi facciamo da consulenti più o meno del cioè. design. Eh, tante uh -huh. roba. Eh. Sì, tante roba. E pensando che non era manco un lavoro, pensavo che esistesse all'inizio. Io per tanti anni ho sempre avuto il sogno di fare il calciatore. Giocavo a Firenze al Galluzzo, quindi venire da lì poi arrivare in America, anche se non ero bravissimo a Firenze, però sono arrivato qui e sembravo Maradona, perché questi non se ne intendono. Quindi per i primi quattro anni qua io pensavo di diventare calciatore o almeno provarci. E poi alla fine c'è stato un attimino un cambiamento all'ultimo secondo perché c'erano gli allenatori che mi filmavano borsi di studio però qui è tutto strano perché non è che giochi per un club giochi per la scuola e quindi c'è questa cosa stranissima dove quelli che sono del quarto anno i seniors devono giocare anche se fanno schifo perché poi loro se ne vanno e loro hanno pagato tutti questi soldi per essere lì quindi cioè, eh. ecco perché il calcio in America non è mai da nessuna parte eh. però io sentendo queste cose dove mi dicono eh i primi due anni non giocherai devi ingrassare di 20 kg di muscoli per giocare cioè storie del genere ho detto vabbè lasciamo perdere faccio qualcosa Altro. E mio Babbo, essendo designer, ha detto: Guarda, prova design. Provalo. E poi mi è piaciuto veramente tanto, quindi eh. ho avuto un po' una fortuna in quel senso. Ti dà anche l'opportunità di viaggiare molto, perché i clienti sono un po' in giro per il mondo. Quindi ho viaggiato anche molto in questi anni mm. e quindi guarda, veramente non mi posso lamentare. Per quello che vedi te, comunque lavoro ce n'è. Cioè, nel senso. Eh, sì, è... sì, 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 sì. Qui facilmente. veramente si sì, lavoro si trova facilmente perché, cioè, veramente c'è tanta richiesta. C'è anche molti spostamenti. Proprio, non capita spesso che trovi la persona che rimane a una ditta per dieci anni. Qui ti sposti veramente spesso, soprattutto per ragazzi più giovani, cioè stanno a ditta per un anno e poi vanno in un un'altra, poi dopo un anno se ne vanno un'altra, perché in quel modo non solo fai tante esperienze, però anche il tuo guadagno sale, perché ogni volta che fai lo spostamento tante volte guadagni di più ogni volta, quindi quasi una scaletta. E quindi veramente tanta gente si sposta. Per design, guarda, sì, lavoro ce n'è tanto. Uh, qui in America, rispetto all'Italia, spesso parlo con anche studenti del design italiani che hanno finito il liceo e, e mi dicono: Guarda, qui è quasi diventato un percorso di studi che alla fine è impossibile trovare lavoro. Invece, qua è quasi l'opposto: se vai a scuola per design, alla fine, se sbaglio il 60 se non il 70% subito dopo un anno che finisco la scuola, trovo un lavoro, quindi eh. richiesta ce n'è tanta. E è invece, sì. se uno per dire volesse venire lì e magari aprire un'attività o aprire qualcosa proprio per conto suo, è facile? O insomma, a parte il discorso visti, che è un po', un po più complicato. Sì. Eh? Allora, eh, da quello che io, un, un paio di italiani, anzi, uno che ha aperto un ristorante che va tanto, li conosco, e dicono che sì, eh è difficile aprire la propria attività però non è come aprire la partita IVA in Italia, cioè qui apri un LLC che vuol dire Limited Liability Company, alla fine anche come spesa proprio per aprirla se non sbaglio è quasi tipo 600 euro, 1000 euro, non mi ricordo e una volta che fai quello già ti possono pagare le tasse sono molto molto più basse rispetto all'Italia e non conosco tanti che sono venuti veramente qua e dicono vabbè ora apro la mia attività, però gente che arriva qua e vuole iniziare a lavorare ce n'è tanta consiglio che do a molti studenti è di fare l'ultimo anno di università, se è possibile farlo in America, perché mm. l'ultimo anno di un università è dove tutte le università e i college ti mettono davanti a tutte queste persone che vogliono assumere gente e quindi poi no. loro ti pagano il visto. Secondo me quello è il modo più facile per trovare lavoro in America è, se sei in università ora o stai facendo qualche corso, di fare l'ultimo, cioè veramente l'ultimo corso prima di finire, farlo in America, perché quell'ultimo periodo, un anno, sei mesi veramente ti fanno, si chiamano career affairs, dove ti mettono davanti a che sta assumendo poi se ti assumono ti pagano anche il visto è molto più facile perché quelli lì che ti pagano il visto di sicuro hanno avvocati che fanno quello e basta <ride> e quindi sanno capito? ti tolgono tante rogne è un consiglio che secondo me ti dà un vantaggio se non hai nessun visto è un pochino più complicata la cosa ora io non posso consigliare a qualcuno di trasferirsi qua e andare a lavorare in un ristorante così nero perché alla fine è quello non ti possono pagare se non hai un tipo di visto è quasi impossibile per me consigliarlo almeno che non Conosci qualcuno che ti dà lavoro, però in quel caso sì. devono pagare per un visto e ci sono tanti tipi di visti diversi. Cioè, puoi anche venire qua con un visto da turista che dura mm -hmm. se non sbaglio 90 giorni mm -hmm. e iniziare a fare dei colloqui con gente, volendo, quella è un'altra opportunità. Oppure vieni qua e se qualcuno ti paga il J1, quindi j uno, quello se non sbaglio dura forse un anno, non mi ricordo. Poi l'altro è l'H1B che quello lì dura scusa, dai tre ai cinque anni e poi dopo quello è la green card. Quindi i visti sono sì veramente una rogna, però detto tutto questo, abbiamo la fortuna, immagino che tutti quelli che stanno guardando questo video sono italiani, abbiamo la fortuna che gli italiani è molto più facile prendere un visto per un italiano rispetto a uno che è dalla Cina o Dell'India, dove veramente ci sono tante persone che vogliono il visto, perché sono paesi molto più grandi. C'è una regola, se non sbaglio, in America, dove nessun paese può avere più del 7% dei visti in totale. Quindi immaginati se la Cina può solo avere il 7% dei visti e hanno 5 milioni di persone che vogliono il visto, cioè è quasi impossibile prenderlo eh. ogni anno. L'India, per esempio, se non sbaglio, loro hanno 11 anni di waiting list. Boia. <ride> Perché c'è così tanti indiani che vogliono il visto Quindi eh. in Italia è molto più semplice come eh. cosa E poi anche va detto che gli italiani qui in America sono visti come, cioè, come degli sì, eroi eh. Sì, ma, è, ma è, io una cosa che ma, anzi mi ha veramente sorpreso è proprio quella Che in America amano gli italiani Amano l'Italia e amano gli italiani Cioè se tu dici dici sei italiano impazziscono Grazie, sì. questo ce l'hanno detto anche altri infatti Sì, sì, è, sì. è bello Mi piace no? veramente eh. tanto sì, eh. sì, 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 eh. sì ma gli stipendi lì all'incirca da quanto partono per avere un'idea? Ma guarda secondo me per uno che finisce l'università un entry level quindi uno proprio appena finito la scuola che entra nel mondo lavorativo mm -hmm. dai 50 ai 60 mila l'anno li fa. Mm, che ora sembrano forse rispetto all'Italia sembrano prezzi alti però qui è il giusto cioè se tu guadagni 50-60 mila euro all'anno a Chicago ci vivi bene poi mm. ovviamente la cosa bella anche è che cresce anche abbastanza velocemente il tuo stipendio eh. no quello è buono eh. non è che rimane lì eh. e se rimane lì tante volte cosa puoi fare puoi tranquillamente fare richiesta di lavoro a un altro posto e fai boom, boom boom e fai come parlavamo prima la scaletta mm. e, e, sali. Mm -hmm. e sali molto velocemente è quello che fanno in tanti alla fine devo dire cioè anche io che sono qui da sei anni è un, anche un caso raro però io ho deciso di rimanere perché il mio stipendio è mm. cresciuto molto e le responsabilità sono cresciute quindi sono felice mm -hmm. però tanta gente dopo due o tre anni o anche un anno dice ah questo non è per me boom cambia mm -hmm. cambia, cambia cambiano certo. sono tanti amici che hanno finito la scuola sei anni fa hanno già fatto quattro lavori diversi eh poi sai finché sei giovane magari giri anche che visiti città diverse se sì, sì. vivi un po' qui un po' là poi magari uno si stabilisce e dopo sì, si ferma lì sì. e non hai esatto. modo di guadagnare anche. Eh, eh. Quindi, praticamente lì eh, diciamo: è detto tassazione più bassa, anche per dire chi uno che vuole sapere un'attività è conveniente, no? Sì. Quindi lo sai all'incirca quant'è la percentuale di tassazione no? Dipende dallo stato dove sei. Quindi ci sono certi stati dove la tassazione è veramente bassa, cioè parliamo sotto il 3%, tipo una cosa così: boia. Quindi in Illinois, se non sbaglio, perché io ho aperto la metodità, sono 23 o 25, però cioè ora da, da controllare. Comunque, non è, poco, il, non è il 50 che è in Italia. Cioè. Eh, bravo. <ride> eh, sta cosa che hai detto dello studente, magari tanti non ci pensano, ma è tanta roba, eh. Che uno fa eh, l'ultimo anno lì, poi l'assumano e gli fanno il visto e bella è belle fatta. Eh. Sì, eh, perché eh. c'è veramente tantissimi vantaggi essendo uno studente italiano che vuole venire qua, perché anche i costi, se non sbaglio, non devi pagare i costi che pagano qua. Cioè se te vuoi fare un semestre in America non credo devi pagare i costi che devi pagare se sei uno studente americano, perché mm -hmm. il problema dell'università americana è che costa veramente tanto, cioè è fuori di testa e sono costi che continuano a salire ogni anno. Quindi, invece, se c'è la fortuna che la tua scuola paga per mandare gente in America per un sei mesi, se il timing è giusto, dove riesci ad arrivare lì, veramente l'ultimo anno, secondo me, fai la svolta. E infatti, sì, sì. ora ti voglio chiedere anche questa cosa qui, diciamo, dello studio dell'università, visto che, ecco, te hai fatto sia l'high school, insomma, il liceo, sia l'università, sì. quindi ci puoi dire un po' anche com'è la differenza con qua, magari, e anche come ci stavi dicendo ora, no? Com'è un po', nel senso, come si vive la scuola lì rispetto all'Italia? Come funzionano le scuole lì? Sì sì, eh, guarda, ti devo dire la verità Allora, la cosa che mi ha sorpreso Soprattutto il primo anno che mi sono trasferito qua È che la high school o il liceo È uguale, ti giuro High school musical, non so se ricordi i film È uguale, cioè mi ha sorpreso e dici Che cavolo è? sono uguali? E sono delle Scuole veramente fuori Di testa, nuove, dove c'hanno Piscine, campi da foot, cioè Sono scuole bellissime, ed è pazzesco Perché veramente come nel film Quando vai c'hai la mensa gigante No? Con tutti i tavoli, dove un tavolo c'hai i giocatori di football, dall'altra parte c'hai i nuotatori, cioè c'hai gruppetti d'amici dove mm -hmm. non puoi capire, arrivare lì col vassoio e dici dove vai se non c'è un gruppetto, no? Veramente così, però la cosa che secondo me che a me non mi è piaciuta è che ogni classe ti alzi e te ne vai e vai in un'altra classe. Quindi ogni ora, no? Dici, vabbè, vai alla classe di matematica, poi ti alzi e vai a studiare lo spagnolo, no? Mm -hmm. E ogni volta che ti sposti ti siedi accanto a qualcuno diverso. Quindi sì, incontri tante gente, però anche i rapporti che crei con la gente... Mm -hmm. Eh. Sono molto superficiali. Cioè, io ho amici dall'elementare elementari che, che sono ancora amici. Perché, insomma, eh. all'elementare mi ha fatto cinque anni insieme e con alcuni siamo ancora veramente amici. E invece, con tanti quelli del liceo, crei queste relazioni che sono abbastanza superficiali. Stessa cosa all'università, perché okay. alla fine finisce la tua classe, ti alzi e ve ne vai in altra Ok. Uh, ma non ci sono le classi come qua che sono sempre quella classe di quel compagno di banco. No, eh? no ti sposti no. di continuo: eh. ti sposti di continuo. Quindi è una cosa che è veramente Diversa, quindi abituarsi a quello. Però io mi sono ambientato anche abbastanza bene, è una cultura. Secondo me anche il fatto, cioè, tra festini e cose, Beh. cioè, quello che vedi anche nei film è verissimo. L'unica <coughs> differenza è che nei video non puoi far vedere che gente si fa di pasticche, cose molto più pesanti, che è un, è un problema molto grande, soprattutto in America. Però sì, festini, cose varie, pieno... Poi anche c'è questa legge che non puoi bere prima dei 21 anni, quindi c'è proprio sto ah, sì. fascino, c'è sto fascino, no, a bere, ma qui poi in America bevono per distruggersi, non è che bevono come in Italia dove vabbè di un bicchierino di vino eh e dici vabbè no lì veramente io mi ricordo anche proprio al liceo tu pigli una bottiglietta d'acqua la svuoti la riempi di vodka e nessuno sa e vai a vedere la partita di football eh beh. e poi ti finisci una, bo una boccia così di vodka cioè capito? c'hai 16 anni c'hai 17 eh. anni e poi quella mentalità veramente esplode una volta che arrivi al college perché beh. la prima volta che sei al college è la prima volta che sei da solo c'hai 18 anni e c'hai 4 anni dove veramente la gente si sfonda cioè delle cose io sono andato all'università un che era specializzata sul design quindi noi non avevamo squadre di football cose così cioè eravamo una scuola di 3000 persone anche considerata molto piccola però di esperienze ne ho fatte tante dove fai cioè, amici che vanno a scuole tipo Michigan State Michigan queste scuole giganti 40.000 studenti che, dove fanno queste feste ogni weekend all'American Pie veramente eh. cioè sembra feste in casa fanno feste in casa giganti no? dove anche tutto il giardino pieno di persone Virbon, qualsiasi tutti i giochi ti puoi immaginare, e lì veramente cominciano le 6 di mattina perché se c'è una partita di football a mezzogiorno per mezzogiorno devono essere sfondati, quindi cominciano alle 6 sciottino, poi boom 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 fai tutti i giochi, arriva la partita, sei veramente distrutto, poi dopo la partita torni a casa Quello e poi ti stringi, poi alle 7 sei già a dormi e il giorno dopo la mattina ricominci. Immaginati, quindi insomma si divertono e te come ti eh. sei trovato in queste cose lì? ma io all'inizio soprattutto i primi anni era anche un'opportunità per me per incontrare anche tanta gente quindi ovviamente partecipavo e mi sono divertito molto a fare tutte queste cose tanti dei amici soprattutto quando eravamo al liceo dicevano sei un cretino e quindi facevano altre cose erano molto più tranquilli poi quando io sono andato al college mi sono un po' impegnato più che altro sul mio lavoro sul design yeah. su quello lì e quindi ho smesso tantissimo di fare questi tipi di feste e invece tanti altri miei amici soprattutto che avevo al liceo, loro poi invece l'opposto, quindi non facevo niente durante il liceo, sono arrivato all'università e hanno fatto veramente quattro anni si sono sfondati e ingrassano molto. Cioè qui c'è una cosa che si chiama Freshman 15, quindi ingrassi di 15 pounds, che non so quant'è in chili, in un anno, perché bevi tanto, mangi quello lì che ti offrono alla mensa, che di solito sono patatine fritte e hamburger, eh. e quindi gente ingrassa. Per forza. A meno che non sia un atleta, tanti, tanti purtroppo li capono queste cose. Io mi ricordo quando tornavo a Firenze, che io torno abbastanza spesso, una volta all'anno ci provo quasi sempre, tornavo e un po' portavo questo modo di fare americano ai miei amici, riportavo i bicchieri per giocare a Birpong pong e cose varie. E mi ricordo che tanti miei amici erano abbastanza scioccati da questo modo di fare, di bere, di. È eh, come essere in un film, è eh, come in un film. Sì, 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 eh. sì. Ma lì le università, dicevi prima che costano care, no, i college. Anche da altre interviste ci hanno detto che c'è gente che fa i mutui già da quando nasce il figliolo, no? Ma sì. hanno costi proprio elevati, di che cifre si parla? Ma ci sono due tipi di scuole, cioè ci sono i community colleges e poi le università che conosciamo noi. Mm -hmm. Allora, i community college di solito hanno costi molto più bassi, però sono sempre sui 5.000 e 15.000 l'anno che insomma a me ora dicendo non sembra tanto perché sento altri costi. Cioè credo che i costi per una scuola, perché poi ci sono anche ovviamente tanti livelli diversi, no? Se vai a Harvard un, co un conto, se vai a Stanford è un conto, se vai a Arizona State un altro. Però credo sotto i 20.000 l'anno non ce n'è manco una mm. e possono mm. anche salire fino ai 60.000 l'anno. All eh, tanto, all'anno. All'anno e quello, manco calcolando i costi dei libri che ti vendono un libro a 350 euro, cioè il prof scrive un libro e poi dice: Eh, se vuoi fare la mia classe, devi comprare il mio libro a 350 euro. Boia. <ride> Il costo del living, quindi gli appartamenti che ti danno loro, e il costo del cibo, insomma, sono dei costi strallevati e purtroppo c'hai tantissimi studenti che finiscono la scuola con debiti di 200 e e poi quei debiti con l'interesse e un tutto, alla fine 500.000 tu li paghi. È così normalizzato che tutti lo fanno. capito? Se non hai la fortuna di avere genitori che ti pagano la scuola, oppure eh. erano furbi e hanno iniziato a mettere da parte soldi quando sei nato, ovviamente sono dei pesi enormi. Eh, oh. 40-50 mila all'anno, cioè più ti eh. devi pagare l'affitto e tutto il resto. Insomma, sì, roba. Eh, un altro esempio: la mia ragazza ha due sorelle e il padre gli ha detto guarda noi abbiamo messo da parte per far sì che possiamo pagarti la scuola a entrambi e tre le figlie e quindi loro sono andati tutti a scuola il babbo ha pagato per tutti che è stata ovviamente una spesa enorme posso eh. immaginarmi però ha detto se poi volete fare il master quello lo dovete pagare voi eh. e quindi la mia ragazza che ha fatto tre anni di master 60 mila euro l'anno e ora Voglia. 180 di debito ma è una cosa normale capito? è normale? Eh. vabbè puoi prendere anche borse di studio e cose varie quelle ci sono eh. poi ci sono altri programmi tipo se lavori per un certo tipo di ospedale, ne fa la fisioterapista, se lavori per un certo tipo di ospedale per dieci anni, poi ti togliamo tutti i debiti cari. E senti, Matteo, per quanto riguarda invece la lingua, come dicevi anche te prima: insomma, lo sai che in Italia purtroppo il livello di ingresso non è tanto alto, non è che qui si impara tanto bene. Quando poi si va all'estero, ci si rende conto che non si sa. E per tanti studenti o giovani magari possano pensare che sia un problema o un freno. no? Te che consigli daresti sì. a queste persone qui o a chi pensa a queste cose? Ma guarda. Uh, secondo me l'inglese che impari a scuola va bene basta mm. quello ho parlato con tanti ragazzi che dicono eh io ho l'inglese a livello e dicono tipo un C A ah, boh, non, non so c'è cioè, qualche corso qualche cosa che ti danno in Italia se non sbaglio dove ti dicono il tuo livello di inglese yeah, sì, ti dico certo. che qui in America nessuno lo sa quindi inutile dire eh io ho il certificato B o come cavolo si chiama in inglese perché qua non vuol dire niente secondo me l'inglese è una cosa che puoi imparare tranquillamente guardando film in inglese con sottotitoli e cose varie però detto tutto questo che il livello non deve essere perfetto per trasferirsi qua, cioè secondo me non sapere l'inglese, sì all'inizio può essere difficile, è stato anche abbastanza difficile per me, però guarda puoi fare i corsi e imparare in Italia poi arrivi qua e stando qui sei mesi impari più in quei sei mesi che dieci anni in Italia, vent'anni eh, in Italia certo. chiaramente no? C'è anche una bella differenza tra l'inglese parlato a Londra e l'inglese parlato in America Secondo me è importante avere le basi, però non deve essere un motivo per non provare a fare quel salto per venire mm -hmm. in America. Perché poi tanto impari velocemente. Poi avendo anche l'accento, secondo me aiuta perché tanta gente qui in America amano gli accenti, cioè ah. li amano, può aiutarti anche a fare amicizia, insomma. Ah, sì, l'inglese con l'accento un po' italiano, eh, che si sente Sì, si digarba, li, li garba, li garba, sì, sì. Bene, sappiate che non è un freno. Non è un freno, hai detto, sì. no che sei andata a scuola, che non sapevi nulla ti sei ritrovato lì. Sì, però sì, poi, sì insomma, sì, stando lì e sempre parlando di giovani ecco che visto che te sei giovanissimo anche se insomma hai fatto già un sacco sì. di cose in tutti questi anni ma sei sempre giovanissimo ti volevo chiedere appunto se puoi dare ecco anche una prospettiva diversa ai giovani per spiegare un po' com'è la vita di un giovane lì le opportunità che ci sono un po' ce le hai dette no? anche con gli studenti sì. italiani nel lavoro uno che si vuole trasferire lì studiare lì ecco te come ti sei trovato? Ma, guarda allora, come dicevo prima se sei uno studente è molto più facile perché alla fine ti ritrovi attorno a gente della tua età che più o meno sta facendo la stessa cosa che stai facendo te, quindi mm. assimilarsi e, e trovare amici e fare amici è anche molto più facile se sei uno studente, no, alla fine quello è chiaro. Però come da vita da giovane qua si sta alla grande perché soprattutto a Chicago c'è tantissimo da fare, è una città piena di ristoranti, di locali, cioè di club. La cosa di Chicago che mi piace veramente tanto è che c'hai una città gigante, 3 milioni di persone poi c'è un fiume che passa attraverso proprio tutta la città dove ogni estate aprono quasi un giardino che va tutto il fiume pieno di locali dove puoi ascoltare la musica puoi farti un drink insomma tutte queste cose quindi diventa veramente carino e poi c'è un lago gigantesco Lake Michigan che mm. è gigante sembra un mare dove c'è tutte le spiagge lì e quindi sono sempre pienissimi di gente quindi l'estate veramente Chicago è, è pazzesca poi se ti interessano gli sport ci sono sei squadre ci sono la Squadra di baseball, football, hockey, di calcio, anzi due squadre di baseball, quindi insomma. Cioè, c'è veramente tantissimo da fare. Poi devo dire: anche come città abbastanza giovane. Mm. Quindi, anche quando guardi in giro, c'è cioè, gente molto giovane e non vedi tanti figli. Quindi, tutti i giovani che alla fine vogliono divertirsi, poi, una volta che ti hai finito, ti pigli la casa tua fuori la città, 20.000 dalla città, e vivi lì, vedo? Eh. Quindi eh. io quando mi guardo attorno, di bambini non ne vedo così mai, perché alla fine sono tutti abbastanza giovani. Eh, perché magari vanno a stare fuori dove stanno più tranquilli che nella città. Sì, perché eh. è una cosa che qui in America. Capita spesso perché in città tante volte le scuole non sono le migliori e quindi cosa succede? Appena hai un figlio ti trasferisci che così puoi avere la casa un pochino più grande, yeah. però il motivo secondo me più importante è che ti trasferisci perché vai dove ci sono le scuole migliori le scuole migliori sono tutte fuori dalla città è eh, la tua insomma è una bella prospettiva è una bella storia perché insomma un ragazzo giovane così che già testa da solo no lì vivo con la mia ragazza però sì eh. insomma io da quando ho finito il liceo mi sono trasferito a Detroit cioè io da quando ho 18 anni che vivo da solo questo qua di eh, 10 eh. anni che vivo da solo eh. Eh, tanta roba. è un bell'esempio per tanti giovani qua che a 18 anni sei sì, per l'amor di Dio è sì. proprio diversa la cultura è proprio diversa sì 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 è diversa ma perché poi ovviamente sei anche abbastanza spinto dal fatto che tutti gli altri fanno la stessa cosa. Lo fanno, eh, appunto, sì, sì. Eh, capito? Cioè, se io penso anche al mio gruppetto di amici, forse ce n'è uno che ancora vive con i genitori, però mm. è perché non trova lavoro. Cioè, eh, se trovi lavoro, è quasi sinonimo con... Vivi da solo. Tante volte poi dipende anche dalle città dove sei perché, se vivi in una città come New York o come San Francisco, dove i costi sono molto più alti anche rispetto a una città come Chicago, in quel caso, tante volte, a meno che non guadagni quasi 150.000 l'anno, quasi sicuramente vivi con qualcuno. Ah, ecco. Te lo consigli nel senso, per quello che hai visto te è una cosa che è fattibile per un giovane che vuol venire lì, ne conosci te anche di storie sì. di altri giovani che sono venuti a vivere e a studiare lì e ce l'hanno fatta. Sì, ma io dico la maggior parte che fattibile. arrivano qua una volta che sono qua, cioè la cosa più importante è circondarti con gente che vuole fare le cose. Alla fine, quella è la cosa più importante: venire qua, provare, circondarti con gente che è motivata e poi quasi sicuramente fare grandi cose. Questo è un mondo, secondo me, a tanti piace e tanti non piace. Però, se lavori e se c'è cioè, la, Passione e anche un pizzico di fortuna può andare veramente lontano qua in America. Mm. Io sento più che altro la storia di, dei miei amici in Italia che, capito, lavorano, sì, anche loro tanto, però purtroppo, visto che non hanno, non conoscono questa persona, non possono andare da nessuna parte. <ride> Questa è la cosa che secondo me è una cosa veramente diversa qui in America. Qui non devi conoscere nessuno, puoi andare, puoi fare il tuo. C'è meritocrazia, come dicevi te. Mer prima. Sì, meritocrazia eh. e anzi, danno molto valore ai giovani perché alla fine eh. loro investono nei giovani. Per esempio, per la nostra ditta, trovare un designer giovane che sa fare queste cose arriva qui e subito gli diamo tantissime responsabilità. Questo lo coltiviamo qua e ce lo teniamo eh. perché alla fine costa molto meno. Come calciatori, costa molto <coughs> meno prendere uno giovane, bravo, coltivartelo <coughs> e al posto che. Che trovarti uno che ha dieci anni di esperienza eh, diventa impossibile. Certo. poi forse eh, gli dare responsabilità, come dicevi te, è il modo per farlo crescere. Sì, provarlo, no? eh, sì ci puoi lavorare. Valore giovani valore, hai anche più soddisfazione, come te dicevi, per del calcio. no Anche a me piace. Tra eh. l'altro, siamo tifosi da Fiorentina tutti e due, quindi. Eh. Eh. Sì, anche aiuta. lì no? anche, anche gli sì, allenatori sì. tanti allenatori preferiscono allenare i giovani perché c'è più possibilità di lavorarci per migliorarli farli crescere no? mentre su uno che è già cresciuto magari più che tanto eh. non ci puoi fare capito questa Fiorentina eh? la segui te anche da là? guarda io andavo allo stadio quando eravamo in C2 quindi ho cominciato lì quando i biglietti non costavano niente andavo lì a vedere quando c'era Rigano Fantini sì, insomma sì. questa squadrona e da lì è nata la parola. Passione. Poi io mi ricordo che guardavo le partite quando potevo però purtroppo costava troppo i miei genitori non volevano pagare però c'avevo l'abbonamento andavo spesso poi ascoltavo le partite con il grande David Guetta ah, allora radio su radio, radio Blu le ascoltavo tutte le partite in trasferta poi mi sono ritrovato in America anzi da quando mi sono trasferito in America guarda ho visto quasi tutte le partite perché qui ci sono abbonamenti dove a nessuno ne frega niente la Serie A quindi te li danno così le partite sì, eh. io pago 5 euro al mese tramite Paramount uh -huh. Paramount ti dà tutte le partite della Serie A tutte le partite di Champions Conference infatti guarda sì. io c ho, c ho sempre due schermi perché lavoro <ride> e poi su uno schermo c'è una partita e a me piace perché tutte le partite sono per me durante il giorno anche per il fuso orario è anche un legame che mi tiene proprio la città di Firenze eh sì, e quindi eh. la Fiorentina per me fa molto grande vai ora chiudiamo questa parentesi del calcio <ride> e ti volevo chiedere di qualità di vita lì com'è cioè com'è si vive bene costo della vita intendo bollette affitti sì allora spesa. devo dire che l'ultimo anno e mezzo gli affitti sono cresciuti e il costo della vita è cresciuto veramente tanto in America cioè ov ovunque anche fare la spesa ti costa molto di più non è stato un buon ultimano devo dire però la città di Chicago per i costi che ha offre tantissimo come dicevo prima è una città spettacolare piena di roba da fare e devo dire che rispetto ad altre città si vive molto bene perché Chicago io la vedo come una piccola New York che è molto più pulita abbiamo i treni che ci portano in giro per la città che sono anche mantenuti molto bene Bene, la cosa che è interessante a Chicago è cioè che abbiamo i treni sottoterra e sopra. Non pensavo mi piacesse così tanto, invece ogni anno, mi ricordo dicevo, ah, questo è il mio ultimo anno a Chicago, voglio andare, boh, voglio andare alla West Coast e invece ogni anno rimango perché veramente mi piace troppo, ormai ho anche tanti amici qua, quindi diventa sempre più difficile andarmene. I genitori sono ancora a Detroit, quindi la vicinanza a Detroit, ah. che alla fine sono 4 ore di macchina, però è un volo di 40 minuti, aiuta tantissimo. Quindi avendo anche amici che sono rimasti prima a Detroit, per me Chicago è rimane come una piccola capitale di questa parte dell'America. Poi ovviamente l'America è gigantesca, ogni posto è diverso, cioè avendo vissuto in un posto come Kansas City, Kansas City è una città di pochissime persone, tutti vivono nei sobborghi, dove c'è la tua casa, vivi nella casa, sali in macchina, vai al lavoro, uh -huh. arrivi lì, parcheggi nel parcheggio, lavori, torni in macchina, sali in macchina e okay. torni a casa tua, quindi non vedi mai nessuno, uh -huh. capito? E secondo me quello è un tipo di vita che io non spero di far mai, perché secondo me gente veramente si deprime a fare Cosa dove sali in macchina, lavori, sali in macchina, e torni, eh, forse un giorno a settimana ti fermi a fare la spesa e basta. Anche vivendo a Firenze, a me piace uscire di casa e vedere la gente. E infatti io ora vivo qua in centro di Chicago perché esco di casa e vedo la gente. Ci sono certe città che dici, vabbè, non è una vera città, no? Mm -hmm. Cioè, ci sono grattacieli, però quei grattacieli sono solo businesses, non sono grattacieli dove la gente vive. Poi altre città, come io, ho viaggiato molto anche in giro per l'America, New York è una città spettacolare, credo che tanti italiani una vacanza l'hanno fatta lì, è una di quelle città dove c'è pieno di gente, sempre a 2000 go, 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 un po' troppo per me, devo dire la verità. <ride> Poi c'è altre, come San Francisco, dove almeno che non lavori in big tech, come la chiamano qui, i costi della vita sono veramente altissimi. Però veramente vale la pena esplorare perché dipende dal tipo di vita che vuoi. Per me eh. Chicago è perfetta perché mi ricorda in tanti aspetti molto come una Firenze un po' nuova, mm -hmm. eh, mm -hmm. il fiume che passa in, in sensi, mezzo, col capito, col fiume, mm -hmm. dove veramente a piedi puoi fare molta distanza e ti senti anche abbastanza sicuro. Poi ovviamente quando vedi al telegiornale cose varie, tu ti dico, eh, Chicago, le sparatorie, queste, queste cose, cioè queste cose non succedono qua, succedono a 4 miglia a sud, che non so quante sono 4 miglia, però lontano. Chicago c'ha un po' la reputazione di questa città dove si sparano tutti, ma non è così. Eh, le sparatorie lì sì. ci sono perché magari sono tutti armati, anche questa è una cosa che si può sentire ogni sì, tanto. Sì, ma un sì, po' sì, tutta l'America sarà. Sì, però le città, secondo me, soprattutto le città più grandi, sono molto democratiche, cioè non è che nessuno sta qui a dire va in giro con la pistola in città. E quella è una cosa che secondo me un po' mi limita. Non credo abiterò mai in un posto che non è una città come eh. Chicago o o, cioè, stare in città mi circondo anche da gente che come il tipo di morale, come tipo di pensiero è molto certo, simile al mio. Certo. Appena esci fuori, vedi veramente quei pazzi. carichi col tra... fucile, la pistola. Sì, sono dei matti, pazzeschi. <ride> cioè. Ma veramente secondo me è un problema. Perché, come dicevo prima, non si circondano con gente che forse è diversa da loro. Quindi mm. non hanno mai questo tipo di esperienza dove dici: Vabbè, questa persona che ha forse la pelle diversa dalla mia, può essere una persona normale no? e quindi pensano che ovviamente tutti quelli di colore sono tutti pazzi e veramente c'è un livello di razzismo fuori dalle città che rimane un po' a bocca aperta e dici ma che dici? poi loro stanno a casa non vanno mai in città vedono tutte le notizie di quello che succede a Chicago o qualsiasi città alla fine è così eh cioè uh -huh. vai a Baltimore vai a New York cioè sono tutte città dove tutti quelli che vivono fuori dalle città pensano che dentro la città si sparano e basta e si drogano poi una volta che arrivano in città dicono ah cavolo è veramente carina come città no, però è entitled però si credono chissà chi qui in America forse in Italia c'è un pochino più di rispetto e quindi non lo senti così spesso invece qua lo senti come eh. prima ti avevo chiesto il costo della vita no per dare un'idea un po' alle persone che noi abbiamo anche chiesto in altre interviste che costi hanno sì. gli affitti o se uno se la volesse comprare magari un appartamento uno, una casa sì sì, sì 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 allora guarda l'affitto qua sembrerà molto alto però rispetto al costo della vita, cioè te lo puoi gestire, insomma, ecco eh, come cosa. Nessuno che si trasferisce a Chicago dice "Ah, cavolo, non riesco a pagare per l'affitto", no? Mm -hmm. Rispetto ad altre città dove i costi sono molto più alti. Qui, secondo me, un monolocale ti costa dai 800 ai 2000. Dipende da dove sei. In cento centro, secondo me, meno di 1500 non lo paghi per un monolocale. Qui gli appartamenti vanno in base alle camere da letto, quindi one bedroom, two bedroom, che alla fine sono solo le camere da letto. C'hanno tutte il salotto, la cucina e uno o due bagni. Pensa ogni bedroom che aggiungi mille mm. circa però insomma molto gestibile Chicago e infatti tanti si sorprendono dicono ah, guarda si stanno trasferendo a Chicago da città sulla West Coast tipo San Jose queste città dove i prezzi sono altissimi e anche in una città come Seattle sono i prezzi fuori di testa perché lì c'è tutte le multinazionali giganti la Amazon la Facebook la Microsoft sono tutte lì e mm -hmm. quindi loro sanno che possono alzare i prezzi perché gli stipendi sono altissimi e quindi il costo della vita sale molto quindi di multinazionali non ce ne sono tanti c'è la McDonald's poi c'è anche un altro headquarter della Google che hanno aperto però quello principale è ovviamente in California però i prezzi sono rimasti più o meno così. Poi per comprare i prezzi sono sempre abbastanza altini, devo dire, più che altro per l'interesse che ora in America è sul 7%. Quindi mm. è abbastanza alto su un mutuo mm. che ti vuoi fare sulla casa. Eh sì. Se vuoi comprare, diciamo, una due bedroom ti costa mezzo milione. Poi però se esci più fuori dalla città, allora con lo stesso prezzo ti prendi un casone di quelli che vedi nei film, gigantesco. Col no? pratino, eh. Eh sì, Col sì. pratino davanti e dietro è <ride> tutto un altro tipo di vita, e infatti, se sei in un one bedroom o due bedroom qui in città, di solito stai o con la tua ragazza o ragazzo, se no, appena c'è un figlio o due, cioè, conviene veramente uscire fuori dalla città. E quello è quasi il percorso di American Dream, no? Che in tutti, città sì. e poi vai nel quartiere fuori? Coste la vita, ma sempre rapportata a quello che uno guadagna, no? Eh, sì, 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 sì. Un esempio, io mi ricordo L'anno scorso, due anni fa, io che gestisco un po' anche chi assumiamo come designer, una volta ero su Instagram e vedo sto ragazzo e ho detto, ma chi è questo? Allora gli ho scritto un messaggio in inglese chiedendo, oh, ma te che lavoro fai? Eh, ho finito il Politecnico e ora vado a tagliare un po' di legna, ma non so, detto, ma come? Hai finito il corso di design, non hai nessuna ambizione di lavorare? Sì, però qui non ci sono lavori. Insomma, abbiamo fatto tutte queste cose, ho detto, guarda, te sei bravo, io se vuoi lavoro te lo do, basta che tu mi metti assieme un documento, un portfolio. Mi fai vedere tutti i tuoi lavori e io lo metto davanti al mio capo e poi qualcosa facciamo insieme. È andato tutto bene col colloquio e poi mi fa: Ma quanto posso chiedergli per il guadagno? Va, secondo me, 30-40 all'ora tu li puoi chiedere e mi fa centesimi no dollari che sembrano tanti e invece per noi è pochissimo e quindi lui cosa ha fatto lui ha aperto la sua partita IVA in Italia ha lavorato per noi per un anno e mezzo lui faceva lavoro a qualità ottima noi lo pagavamo se verso a 3000 4000 al mese che per noi è niente rispetto ai costi che di solito paghiamo uno che fa lo stesso lavoro suo uh -huh. e lui era sempre felice noi eravamo stati felici era perfetto infatti ora <ride> voglio solo subire italiani <ride> Eh, di sicuro perché per noi. Perché i costi di vita sono diversi, no? Lui eh, abitava eh. in un paesino dove poteva prendersi un monolocale a 300 euro il mese diceva: eh. Cavolo, sto vivendo proprio da re. Alla grande, eh, sì. Ma lì a Chicago era un po' ce l'hai detto. però ecco, ti volevo chiedere anche cosa fate, come passate il vostro tempo libero, ecco anche il discorso dell'amicizia, come ci si conosce, se amici, diciamo, seri, si possano fare o se è difficile fare amicizia eh, per come siamo abituati noi. Sì, guarda. Ti devo dire la verità: secondo me le amicizie qua in America sono più superficiali rispetto a quelle in Italia proprio detto così perché, come dicevo prima, tanta gente si sposta molto velocemente e tante volte anche le amicizie che ti fai è tramite il lavoro oppure incontri una ragazza. Un ragazzo, inizio il colore, quindi poi c'è due gruppi di amici che si uniscono. Quindi conoscenza le puoi fare così, se no, altri modi quelli li chiamano club. No, no mm. se vuoi, se ti piace leggere, vai in un reading club, lavora con la ceramica, vai a fare quello, cioè è pieno di roba da fare. Secondo me ci sono troppo Opzioni che puoi fare, troppe cose che puoi esplorare, quindi un po' rimane dici cosa, scegliere uno diventa troppo, alla fine non fai niente. <ride> Però devo dire che per iniziare, tante volte, tramite il lavoro, incominci e incontri un paio di persone. Infatti, anche ambientarti con un team di lavoro dove tutti hanno più o meno la tua età aiuta moltissimo a fare conoscenze. Poi, per esempio, io gioco a calcio, qui gioco a calcetto, sto così, incontri gente, pieno di roba da fare, devo dire la verità: pieno di discoteche, di cose, cioè, qualsiasi cosa vuoi fare, la puoi fare e se è una città così insomma di roba da ce ne sarà eh. c'è così tanta gente che anche se è un niche così specifico qualcosa lo trovi e come cibo come ti trovi guarda Chicago mi ha viziato devo dirti la verità perché c'è veramente cibo buono e eh, anzi è un vanto della città tantissimi Michelin Star eh, chef sono qui però la cosa che mi piace è che il tipo di cibo è da tutto il mondo cioè non è che c'è solo cibo americano anzi uh -huh. secondo me il cibo americano è la minoranza qui c'è giapponese messicano colombiano cioè c'è tutti i tipi di cibo e visto che Chicago è anche una città molto, qui si chiamano a cioè la parola è foodie che usano, quindi tutti sono tutti esperti di cibo. No, <ride> se il ristorante fa cagare non ci va nessuno e quindi c'è tantissima concorrenza e questa concorrenza dopo tanti anni vuol dire che oramai cioè se non sei a un certo livello di cibo nessuno ci va. Siamo circondati da dei ristoranti dove dici wow cavolo buonissimo no? E io ho portato la mia ragazza in Italia e diceva: Guarda, questo cibo è buonissimo ovviamente in Italia, però è molto simile al cibo italiano che mangiamo qui a Chicago. Perché ci sono tanti italiani che hanno aperto i propri ristoranti. Poi. C'hai un po' di ispirazione da tutte le cucine che ti ritrovi attorno. Quindi in Chicago, anche in New York, soprattutto le città più grandi, il cibo è buono. Appena inizi a andare più nel mezzo dell'America, il cibo fa cagare. Perché l'America è un paese dove è cresciuto, dove i genitori non cucinano. E se ti cucinano le verdure, le mettono nel bollitore e basta quindi non sanno di niente, capito? Eh. Quindi, secondo me, nel mezzo dell'America non si mangia bene. Tutto attorno si mangia bene, perché arrivano, insomma, le da un po' dappertutto, mm -hmm. al sud il cibo messicano buonissimo. Poi, se parliamo di tipo pesce, cioè, l'Italia, insomma, sei circondato ovunque sei, sei a due o tre ore dal mare, mm -hmm. no? Quindi pesce fresco arriva. Se sei in mezzo all'America, il pesce fresco non ti arriva. E quindi, tipo, andare a mangiare sushi? Eh, bocca al lupo, cioè... <ride> Chicago veramente mi ha sorpreso, anzi anche quando i miei genitori vengono da Detroit c'è già una grandissima differenza nel, nella qualità del cibo e quindi ogni volta che vengo qui andiamo a tutti i ristoranti e li piace tantissimo. Qui c'è tipo Italy, no? Scritto Italy, mm -hmm. no? Sì, sì, c'è certo. una Chicago dove, vabbè, lo stracchino ti costa 6-7 euro, per un così, così, però vabbè, per lo sfizio tu lo pipì, eh. capito? La mortadella, no? Il prosciutto toscano, insomma, quelli le eh. trovi, queste cose. I prodotti si trovano? Sì, costano tantissimo, Più. però eh. li trovo. Capito? Cioè, non è che posso andare a farmi un panino tutti i giorni così eh. come fai a Firenze? Eh no, no. no però se vuoi toglierti lo sfizio cioè secondo me la cosa che a me forse mi urtica di più è il costo della pizza perché eh. la pizza qui veramente sì la è buona e ci sono veramente 10 tipi diversi di pizza qui non è che c'è un tipo anzi qui uh, la pizza che io considero anche normale la chiamano la pizza napoletana qua eh. cioè Brooklyn style Chicago style Think Rust, insomma milioni di tipi di pizza però ovunque vai meno di 20 euro per una pizza non li paghi boh, e via, quello mi urti eh ci credo abituati a sì, qua quel... eh. eh infatti eh. una margherita eh. se poi qualcos'altro 30 ecco a Margherita 20 eh. allora ti volevo chiedere come sono gli americani quindi un po' che stranezze un po' ce le detti tutto quel che fanno quando insomma vanno a scuola all'università sì. come si comportano ecco guarda sono persone secondo me con poca cultura e storia purtroppo c'è un livello di ignoranza che purtroppo è difficile da negare ora sto parlando anche abbastanza generalmente eh. mm -hmm. cioè io parlo anche di amici stretti che oramai ho qui da 15 anni che è come se non viaggiano non hanno nessun interesse fuori da capito dall'America quindi mm -hmm. quando dici oh cosa fai questo fine settimana va niente resto a casa oppure "Bah, vuoi Viaggiare, sì, quando viaggio vado in Florida, c'hanno un po' questo livello di penso di essere un po' migliori rispetto a tutto il mondo, che secondo me non li aiuta però secondo me sono gente un po' superficiale devo dire e cioè, ora sto dicendo solo cose negative però sto generalizzando molto dove un po' ti sorprende e dici cavolo questi non sanno niente di niente geografia non la sanno, storia non la sanno cioè dici vabbè e infatti è abbastanza raro trovare qualcuno dove dici puoi avere una conversazione un pochino più profonda che non è solo sulle cose materiali oppure tante volte quando incontri qualcuno una delle prime domande che ti fanno è cosa fai di lavoro? Anche la loro vita è Molto basata sul lavoro mm. e non tanto sulle esperienze. Capito? Questo sto parlando forse un pochino dei più giovani, tante volte è molto in base a cosa fate di lavoro. E se non è buono abbastanza, forse un pochino si tratta un pochino diverso. Quindi è un po' strana come cosa. Però, detto tutto questo, una volta che riesci a aprire questo primo come dire strato di superficialità, dopo un pochino, ovviamente, sono gente molto carina. Però all'inizio è veramente difficile, secondo me. Io mi ricordo, ti faccio un esempio: anche soprattutto. Quando ero al liceo o all'università, vabbè, ti siedi accanto a qualcuno, no? Tutti i giorni per mesi e poi non sei più nella stessa classe, tu li vedi per i corridoi, li saluti e manco ti cagano. Mm. Dici, oh, mm. possibile. Poi abbiamo parlato tutti i giorni per quattro mesi e eh. ti comporti come se non ci conosciamo, no? E quello mi è capitato anche molto spesso. E alla fine ho detto, ma perché? Eh, boh, perché so così? Sembra molto negativa come cosa, però voglio dire anche le cose che forse non vanno bene dell'America, perché fino ad ora stavo parlando di tutte le cose vanno bene. Secondo me eh. sono un po' superficiali e questo è anche un motivo perché per esempio la mia sorella uno dei motivi perché la mia sorella subito appena potuto è tornata in europa ah, perché sì, eh? lei non si è mai ritrovata bene con questo tipo anche come ospitalità c'è cioè, l'italia è un tutto un altro paese qui c'è mm -hmm. il tuo gruppetto e per portare qualcuno nuovo nel gruppetto è molto strana come cosa io invece la vita mia l'ho sempre vissuta proprio a mettere gruppi di amici insieme e piano piano ho, ho capito che non è così cioè non è che puoi prendere un gruppo totalmente diverso un altro gruppo e metterli insieme e questo me l'hanno fatto notare un paio di volte dei miei amici Dici, ma perché hai invitato cinque persone a questa cosa? Guarda allora, mi ha fatto piacere volevo incontrarli e invece no non si fa qua sono un po' più riservati via sono anche un po' più rispettosi quindi se sono riservati o no o fanno un po' come ti parlo qui in campagna dove ci stanno noi tendono un po' tutti vicinati a eh, fare un po' l'affare tua guardano tutto sì che fai. un pochino anche lì, un pochino, eh, no? sì. e anche qui un pochino Cioè, sì, secondo eh. me non sono non dico rispettosi però più col freno tirato via mm. non è che si sporgono troppo forse sono io che a me piace no? conoscere la gente mettere insieme a gruppi quindi sono un pochino più diverso poi anche il modo di parlare parlare qui c'è capito ti parlano da tipo qua No? Tutto è più grande in America, ma anche le distanze tra persone quando le persone parlano. Eh, no? ah, ecco. Quindi sono un pochino più freddi, via, quello dico solo quello. Ma questo l'hai notato lì o ti hai girato un po' tanti posti anche in al tante altre città lì d'America? Sì, ma è uguale. cioè Le wow. distanze, sono tutti un pochino eh. più freddi. Sì, 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 eh, sì, eh. Sì. E ogni volta che torno in Italia mi ricordo: dico: ah, cavolo, le persone possono essere anche calde, eh? possono eh. anche invitarti a fare le cose. A proposito di freddo, ti voglio chiedere del clima, perché so che lì ci hanno detto anche tanti che. L Inverno lì è freddo sodo, sì, com'è sì, sì, il clima durante l'anno. Eh, qui si chiama il Midwest, lo chiamano, no? Mm. Quindi in mezzo, quindi città come Pittsburgh, Chicago, Detroit. Sì, l'estate fa caldo, l'inverno fa freddo, ma di brutto, cioè può arrivare anche a meno 20 volendo, Boia. Però d'estate può arrivare anche a 40, quindi veramente oh, sì. fai dei Sì, 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 ci sono degli svarioni pesanti. oramai io ci sono abituato, cioè, è meno 15 e gente va tutti a piedi, vanno a lavoro tranquillamente. Quindi mm -hmm. ti abitui, ti tiene la faccia giovane, insomma, te la ghiaccio un po'. <ride> <ride> cioè, ti metti il cappotto pesante e vai. Poi, Sarà un freddo cioè... anche diverso rispetto a qui che è più umido. Lì è un po' più sì, secco. Sì, sì, è, è molto più secco. Infatti, eh. sì, è secco, c'è vento e... però guarda, una volta ti abitui e dici vabbè, sono Due mesi pesanti, poi eh, nevica no. anche tanto. Comunque eh. nevica anche tanto, però, cioè, loro buttano giù il sale, infatti distrugge tutto, mettono giù un botto di sale ovunque. però, sì, il clima è quello che è. Poi d'estate si sta bene, cioè, i giorni dove arriva a 40 sono pochi. Poi, se fa veramente troppo caldo, puoi andare al lago e ti butti il lago. Avere laghi così grandi fa veramente impressione perché è acqua dolce, quindi ti butti in acqua e ti aspetti il sale, cose, no, niente. Io è una cosa che mi sono dovuto abituare perché fa molto parte della cultura, soprattutto qui avere laghi, cose vai dove vai e ti butti in un lago, soprattutto una volta che vivi più nei quartieri, nei suburbs fuori, tutti hanno la barca eh. e quindi il laghetto e quindi proprio questo tipo di vita dove la vacanza la fai tutti i weekend quasi, no? Dove mm -hmm. vai e stai in barca e quindi non hanno mai questo bisogno di andare troppo fuori, oppure tanta gente, cioè, sì, la casa fuori nel quartiere fuori dalla città, però poi i genitori forse si sono comprati una piccola casetta sul lago a due ore di macchina e quindi qualsiasi vacanza la fanno lì sulla casetta sul lago e quello capita veramente spesso. Per quel motivo tre dei miei migliori amici non sono mai usciti da michigan florida e forse eh, california proprio non c'è questi campeggi anche se mangiate all'aperto mi si vede nei sì, film sì, eh. sì 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 eh, quelli li fanno spesso Ti piace sì. eh. ma come paese lì eh, è un paese che è attento all'ambiente alla natura è un paese pulito anche chicago com'è dipende eh. dove sei devo dire rispetto all'europa no siamo molto indietro sì. anche nel riciclare ovviamente qui c'è un problema grande che si chiama il lobbying dove ci sono queste multinazionali giganti che pagano, che fanno donazioni ai politici per qualsiasi regola che vogliono. Per esempio in Michigan, che è uno stato da qui, quindi vicinissimo, se vuoi riciclare le lattine, cosa fanno? Hanno alzato il prezzo delle lattine di 10 centesimi, se poi vuoi quei 10 centesimi indietro, tu vai e ricicli la lattina, quindi li metti in una macchinetta che le schiaccia mm -hmm. e dopo ti dà 10 centesimi indietro, no? per ogni mm -hmm. lattina. E quindi gente ricicla. Qui che siamo in Illinois, qualsiasi politico, non so chi è stato, ha detto no, questo non si fa qua e quindi non si ricicla. <ride> Capito? Quindi veramente dipende in che stato sei, però secondo me siamo molto, molto indietro qua. Sì, cioè, eh, io eh. quando torno a Firenze organico carta organico re, sì ci sono tutte queste regole lì che no. se non sei lì qui non ci sono tutto qui insieme buttate. buttate tutto insieme sì sì boia Boa, no, però come città dicevi di Chicago che comunque è città pulita pulitissima come Chicago poche città devo dire perché alla fine veramente dipende dalla gente che c'è qui tantissima gente va a piedi capito quindi se vedi la munnezza ti girano un po le palle eh. E poi cosa è successo? Chicago è speciale perché io non so tutta la storia, però Chicago, se non sbaglio, nel 1800 o qualcosa, era fatta tutta di legno e poi c'è stato un fuoco che più o meno ha annientato la città e quindi l'hanno ricostruita, però l'hanno ricostruita dove in mezzo a tutti i palazzoni c'hanno tutte queste piccole vie, ma minuscole, dove mettono la munnezza che è separata dal palazzo. Quindi mm. non è come New York dove la munnezza tu la vedi per strada, mm -hmm. è tutta nascosta e già quello cambia molto. E ora ti voglio chiedere una domanda importante: che è la sicurezza, che un po' ce l'hai detto prima, come è Chicago? Perché appunto dicevi no? Anche noi si sente a volte di queste cose di sicurezza. Sì. Te comunque lì ti senti sicuro, cioè si può vivere tranquilli lì. È come qualsiasi città dove dopo le 10 diventa un pochino più diverso. Però io di tipo storie non, non ce n'ho tante perché non, non sento mai di cose che succedono. Io mi ricordo a Detroit forse un pochino di più perché ci sono le gang, eh, ci sono gang initiations che sono per per esempio, dove per entrare nella gang devi fare un macello. Però alla fine io, devo dirti la verità, non ne noti queste cose. Basta mm. che sei un pochino più attento, non ci fai caso. Poi senti tutte le stesse cose e dici, ah, non me ne sono accorto, no? Te comunque quando giri ti senti tranquillo, visto che giri tante... Sì. Sì. sì, perché c'è tanta gente, capito? C'è eh. sempre gente per strada, quindi ti senti anche, non dico protetto, però polizia c'è, c'è gente, quindi alla fine nessuno sta lì a fare casini, molto spesso. Mm -hmm. E se fai casini, tante volte ti pigliano e ti portano via eh, appunto lì penso che scherzano poco eh? sì sì sì, eh. sì, sì. pensi eh, chissà quanta gente per strada c'ha le pistole no quello non lo saprai mai no eh. però cioè, un po' te lo scordi Provi a non pensarci via No, no, infatti. No. Ma Poi detto anche noi, avendo intervistato anche altri negli Stati Uniti, cioè ci hanno detto che poi anche se c'è un problema, comunque anche lì la polizia è pronta, non scherzano. Quindi anche quello fa sta tutto più tranquillo, no? Perché, sì, no, eh. cioè ti fanno un bel culo, cioè quindi, eh. Non, eh, lì non, sì non, Secondo me, è un problema che sta uh, succedendo più, forse in altre città, non Chicago, però proprio quelle delle droghe, perché ci sono droghe tipo Fentanyl che stanno distruggendo città, quelle sono più preoccupanti anche a San Francisco c'erano tante gente che vivono per strada dove si riempiono di droghe c'è un livello di disperazione dove anche la città non sa cosa farsi c'è cioè una mm. zona a San Francisco si chiama The Tenderloin dove veramente sono tutti senza casa che purtroppo sono presi da droghe e, e quindi fanno i macelli e quindi downtown a San Francisco non ci stai In Chicago non ci sono tante zone così forse perché ci sono tantissimi ristoranti e locali e quindi loro ci tengono anche proprio la strada perché sanno che se la strada non è pulita se la strada non è sicura non viene nessuno al tuo locale eh. e quindi c'è proprio un livello di appartenenza anche alla città e invece la sanità che penso sia un tasto dolente per tanti lì, sì per no funzioni. è un sistema patetico che si sono inventati qua dove l'assicurazione sanitaria è legata al tuo lavoro quasi sempre almeno che mm -hmm. non la vuoi pagare separatamente e si è notato anche durante la pandemia che quando hanno licenziato tutta sta gente quando gli serviva assicurazione sanitaria non avevano lavoro e quindi non c'avevano l'assicurazione per... Quindi è stato un macello. Però purtroppo le cose secondo me non cambieranno mai qui in America. E quindi i costi sono proibitivi, cioè è un po' scandalosa come cosa. Perché le ditte ci giocano molto con Beh. i benefits che ti danno, con queste cose. Cioè, per esempio, se lavori per una, una di queste ditte giganti, loro come benefit ti danno l'assicurazione sanitaria che ti copre qualsiasi cosa che vuoi, allora dici, eh, cavolo, cioè sono protetto, eh. no? Sei quasi forzato a lavorare per una di queste ditte grandi e quindi tutti sono molto attenti. Cioè, andare al dottore ti costa, se non sei assicurato, 500 euro. Dici, ma chi me lo fa fare? Eh, è un problema. Non è come qui che viene il dottore a casa sistemale, se non c'è lì? Sì, puoi averlo, ti costa chissà quanto. Eh. Poi, pieno di regole è stracomplicata che possiamo parlare per tre ore di questo. Però tutte le regole. Certi ospedali non prendono il tuo tipo di assicurazione, quindi puoi andare solo a certi ospedali, solo a certi dottori. Cioè, tutto un macello uh -huh. ogni volta una palla. Quella è veramente una delle cose secondo me più difficili da abituarsi se qualcuno si trasferisce qua. Quanto incide al mese? Quanto costa all'incirca un'assicurazione? Non ci fai caso perché tante volte te le tolgono direttamente dallo stipendio, quindi uh -huh. quasi non ci pensi. Io che lavoro per una ditta abbastanza piccola, insomma siamo a meno di 30 persone, e dicono che abbiamo un'assicurazione molto buona, costa 250 al mese. In certo. relazione allo stipendio non è tanto e non ci fai manco caso, però dici: Vabbè, non è opzione, Capito? Ti danno tre opzioni con tre livelli di coverage o copertura. Come si dice? E dice: Se vuoi la migliore ti costa 2,50. Se vuoi pagare un po' meno, paghi 120. Eh, Quindi... lì va fatta per forza. Come fai se no? Eh, infatti, devi farla per forza, se no, pagare ogni volta ti ammazza se ti viene a prendere l'ambulanza tante volte non voglio salire in ambulanza perché sennò mi fate pagare troppo cioè, immagini stai male arriva l'ambulanza dici no guarda non riesco a pagare 1800 per l'ambulanza boia <ride> però se hai l'assicurazione non la paghi non la paghi però poi ti sale il costo non si capito è tutto un ah, come qui quando hai l'assicurazione la macchina, macchina che eh, picchi e, e ti aumenta sì, 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 sì. più sì, volte chiami più paghi sì, e ogni quattro anni, quando c'è il nuovo presidente, se ne parla e poi niente. niente. Eh, perché eh. insomma è complicato. l'America poi, poi è grande. Sì. Senti, riassumendo un po' i pro e i contro di viverli lì a Chicago, quali sono? Bah, eh, come ho detto prima i pro sono che se sei molto motivato puoi andare molto lontano qua mm. soprattutto se sei giovane ma anche se non sei giovane cioè qui c'è un, un livello dove più lavori meglio è più lavori più opportunità hai quindi si può vivere molto bene qua se trovi qualcosa a cui sei appassionato un business quello che è puoi fare molto bene i con sono sì questo qui dell'assicurazione sanitaria certamente è uno gente un pochino più fredda quello certamente quindi anche proprio cominciare da zero in America è un pochino più difficile perché ci vorranno anni a mettere le radici qua, però una volta che sei qua si sta molto bene perché c'è tantissimo da fare, guarda devo dirti la verità, l'America è bellissima cioè ci sono veramente tantissimi posti dove dici wow, non sembra mai che sei in America, poi altre cose non ci penso, però No basta finito lì basta. <ride> basta no si sta bene dai guarda all'inizio mi ricordo quando i miei genitori mi portarono qui ovviamente ero un ragazzino di 14 anni che ero stra incazzato no dicevo perché non ci voglio stare qui non ci voglio stare però più ci penso e più dico ho avuto una fortuna enorme a ritrovarmi qua. Eh sì, sì. davvero Poi ovviamente il cambiamento da andare in una città come Firenze, a Detroit, anche proprio a livello personale, cambi mm -hmm. molto, devi ambientarti e quindi sono cresciuto molto molto velocemente. È un'esperienza che comunque io consiglio a tutti, anche proprio per farsi tre mesi in America, dove veramente ti apre il mondo, ti apre al modo di fare americano che è veramente molto diverso da quello italiano. Anche proprio assaggiare quel modo di fare, secondo me aiuta tanto, anche se poi ritorno in Italia, però hai fatto quell'esperienza e sai come stanno lavorando altri, già lì ti apre. Tutto un altro mondo, eh, sì, eh, certo. Io spero che tanti italiani non dicano: ah, Vabbè, io vedo gli americani che vengono in Italia e penso che tutti gli americani sono così. Non è così, cioè, io ogni volta che vado a Firenze vado a Red Garter e vedo gli americani e dici: Ma che è? non sono tutte così, cioè, secondo me, veramente si lasciano andare quando sono in Italia perché sanno che non ci sono regole, sono eh. loro. Eh. Quindi, te lì sei felice nel senso, rimarresti lì, non torneresti in Italia, dubito veramente. Guarda, un po' mi vergogno a dirlo. L'unica cosa che mi manca è la Fiorentina. Mi manca non andare mio. allo stadio. Spero di tornare in Italia, mm. però dal punto di vista della mia carriera, del mio punto lavorativo, non tornerò mai. L'Italia non offre, per quello che faccio io, le stesse opportunità. Veramente non avrebbe senso tornare. Però il modo di vita italiano è molto meglio perché... Capito? Il cibo è meglio, proprio il livello della qualità del cibo. Tutte le leggi che ci sono attorno al cibo in Europa sono molto meglio rispetto a quelle americane. Mm -hmm. Qui mangiano porcherie. Se torno, torno più tardi. Da quando sono andato all'università, non mi sono fermato un attimo. cioè, se mi sono fermato, mi sono fermato per due settimane, E sono quasi dieci anni eh. e vado a 2000, capito? Eh. E quindi io già ci penso ogni tanto di, vabbè, farmi un annetto in Italia dove smetto di lavorare, ho messo tacco, parte dei bello. soldi, tacco, perché poi il costo per vivere in Italia è. Una frazione di quella uh -huh. che è qui, quindi ci posso andare lì in Italia, godermi così e poi vedere un po'. Poi, ovviamente, i miei genitori hanno fatto quello che dovevano e credo che dopo più di 60 anni torneranno a Firenze loro, quindi avrò sempre i genitori a Firenze. Uh -huh. Vediamo un po' come sarà la situazione tra cinque anni. Dove dicevo, oh, cavolo, i genitori stanno invecchiando, quasi sicuramente vorrò tornare molto più spesso se non trasferirmi lì. Sto provando a fare il più possibile nel tempo che ho qua e poi vedere però sì. al momento la mia risposta è sì sono strafelice. felice qua appunto si è capito che ti trovi bene che ti piace la città il lavoro e tutto insomma quelle opportunità che ci sono lì qua non ci sono quindi eh sì sì sì, sì per sì. ora fai proprio bene a star lì poi vediamo sì, sì eh. poi vediamo poi vediamo senti e ora ti voglio fare una domanda che tanti tuoi fan sicuramente si sono fatti amanti di Call of Duty e che anche noi ci facciamo perché diciamo facciamo video su YouTube anche noi non ti conoscevamo ti abbiamo conosciuto proprio perché mio suocero e mio cognato giocavano a Call of Duty, e quindi per loro eri un punto di riferimento. Quindi ci hanno parlato tanto di te. E hanno scelto ci è venuto no? di intervistarti per sapere come si vive lì. Che sei un italiano sì, che sì. vive lì, però ecco, volevamo sapere come mai, eh, visto che hai iniziato sì, sì. da così giovane a fare video su YouTube, eri uno youtuber insomma grande. Perché anche mm -hmm. noi ora si vede che insomma non è che ci vuole poco a crescere anche come sì. follower, come mai non hai intrapreso ecco, una carriera da youtuber e invece hai deciso di fare quello che magari ti piaccia. Per quelli che non mi conoscono, come sono cresciuto e come ho cominciato a fare video, forse un attimino, una prospettiva diversa. Perché io mi ricordo, ho iniziato a fare video su YouTube quando mi sono trasferito in America, quindi non ero in Italia. Ah ero già là eh. okay. Ero già qua E tutto cominciò Perché una volta Anche per mantenere Le relazioni Con i miei amici In Italia Tante volte Giocavo ai videogiochi Con loro E quindi Call of Duty E i videogiochi Erano un modo Per tenermi in contatto Con i miei amici in Italia E tante volte Loro mi dicevano ma come fai Sei bravissimo E quindi io un giorno Proprio a, quasi anche per scherzo Ho messo una videocamera Davanti alla tv Ho fatto una registrazione Che io che giocavo E poi Durante il video Io più o meno parlavo Al mio amico Amico Matteo, che era il mio, mio migliore amico che compieva gli anni quindi, durante i video gli parlavo un po' era come se fosse una chiamata, però stavo facendo vedere uh, Call of Duty sul mio schermo. Poi gli ho mandato il video e non ci ho pensato. Poi, un giorno mi ricordo, c'era un video, volevo guardare dove avevo 18 anni per vedere il video quindi dovevo fare il login su YouTube. Ho fatto il login su quell'account e ho visto oh, tutti nei commenti: quando è che fa il prossimo video? E da lì ho cominciato. Quindi non era mai il mio obiettivo di aprire questo canale, e fare queste cose. Poi allora era tutto un altro tipo di YouTube. Cioè, parliamo di Veramente 15 anni fa era una piattaforma molto più piccola. Quindi le audience, i pagamenti, tutto era molto più piccolo. Però a me piaceva, a me piaceva fare i video. Ogni tanto parlavo anche del gioco, ma molto spesso io vi raccontavo storie, a me piace raccontare storie. E quindi raccontavo le storie su quello che facevo. C'era una audience che mi seguiva e sono cresciuto molto molto velocemente. Tuttavia allora YouTube non era mai considerato un business. Non solo i pagamenti erano molto più piccoli, però non era una cosa che dicevi va bene, questo diventerà veramente un lavoro. Quindi io non l'ho mai visto come un lavoro mm -hmm. l'ho sempre visto come una passione era una passione che io avevo però c'era sempre anche un livello forse un pochino di distacco dall'Italia perché io mettevo un video su YouTube e poi vedevi i commenti però non c'era mai quella linea diretta con i fan, con gente che mm -hmm. mi seguiva e quindi purtroppo anche quel poco di distacco non mi piaceva troppo poi dal like Call of Duty sono passato più al vlog perché quello era una cosa che interessava molto alla gente che mi guardava andavamo in giro per Detroit andavamo in giro mm -hmm. facciamo tutti questi giri e quello mi divertiva molto perché c'era molto meno editing c'era più cose parlate quindi quello mi piaceva di più però ovviamente poi dopo un pochino ti rendi conto che la tua vita è molto legata e la tua felicità diventa molto legata al numero di visualizzazione al numero di eh. like e già lì capivo dicevo "Ah cavolo ho speso tutto questo tempo a fare questo video e per qualche motivo fuori dal mio controllo perché tante volte l'algoritmo di youtube eh. che decide se o no vieni pagato e ho detto questo non fa per me poi c'è stata questa piccola parentesi dove durante il COVID mi sono rilanciato sui social, su Twitch, dove facevo le live su Twitch. E quello è stato un anno bellissimo perché la cosa bella di Twitch è che tutte queste cose, anche una conversazione che stiamo facendo ora, la puoi fare con gente che sta commentando live. E quindi c'è quella linea diretta dove diventa più una conversazione con tantissima gente, con una audience. E quello mi è piaciuto tanto, però, ovviamente, ero già troppo tardi nella mia vita per ricominciare a fare YouTube. Quindi io a dire la verità ho smesso di fare youtube tre o quattro volte mm. perché per fare youtuber e veramente fare i soldi devi postare molto spesso che così l'algoritmo ti prende ci sono tutte queste regole che devi seguire per uno un content creator come me che lo fa più come una passione dove faccio un video al mese non puoi andare troppo avanti quindi per me è sempre stata una passione ma è fatta per i soldi e ho scoperto anche più tardi parlando con altri youtuber di Call of Duty che ho incontrato durante il covid ho detto eh, io ho cominciato a fare video grazie a te a me già quello è la cosa più bella non è mai stato per una cosa dei soldi o di essere conosciuto a me più che altro sentire storie dove ho cambiato la vita a qualcuno per il meglio a me basta quello quindi io sono felicissimo per il mio capitolo di youtube felicissimo per il mio capitolo di twitch è andata come andata e guarda non ho nessun uh, no regrets come si dice qui in America eh no perché ti ho detto anche mio socio e mio cognato dopo anni che te non facevi più video cioè mi parlavano proprio con un entusiasmo di te grosso cioè quindi qualcosa hai lasciato nella gente che ti sì. segue No? Ho visto anche un video di recente tuo, uno degli ultimi video in dove spiegavi che fine avevi fatto e tutto: che dicevi che comunque tanti ti scrivano, ti chiedono, quindi insomma. Fa sempre il Sì, io provo a essere sempre un punto di contatto, e anche tante gente mi scrive su Instagram con qualche domanda. Io alla fine non posso stare qui a dare visti, magari, se no, sarebbero tutti qua. Però eh. l'unica cosa che posso fare per, insomma, ridare indietro a quelli che mi hanno seguito su YouTube e su Twitch e su tutte le piattaforme è sempre quello di dare il mio punto di vista. Che così, in qualche modo sto cercando di ridare indietro. Perché, se poi c'è una persona che, anche una persona che riesce a fare un percorso, forse anche cominciato da, da quello che ho fatto io a me quello mi rende strafelice senti volevo chiedere l'ultima domanda volevo sapere qual è stato diciamo il momento più difficile per te lì in America ah, secondo me forse guarda i momenti difficili grazie al cielo non ho passati tanti forse i primi mesi erano molto difficili si capiva anche la mia mamma non gli piaceva Detroit quindi ambientarsi è stato abbastanza difficile però devo dire ho sempre cercato di ambientarmi a tutto anche quando sono andato a fare il designer io non ho mai studiato design non sapevo niente di design anche se mio babbo è un designer io ho sempre detto io non voglio fare mai quello che fa lui e quindi mi sono ritrovato sempre in situazioni dove non sapevo niente di niente però mi sono sempre detto prova a essere come una spugna cioè assorbi tutto e tienitela mm -hmm. dentro no e quindi quel modo di pensare mi ha aiutato molto a cercare anche nei momenti più difficili di assorbire tutto e dice guarda tutto il lavoro che sto facendo ora tutte queste esperienze che forse sono veramente toste anche proprio a livello mentale mm -hmm. ne varranno la pena un giorno ho sempre mantenuto quel punto di vista e mi ha aiutato molto è eh, l'atteggiamento giusto, questo sì Se poi eh, volete saperne di più su Chicago. E eh, insomma, volete sapere anche Matteo quel che combina là eh, o siete suoi fan, vi suggerisco insomma di seguirlo così su Instagram. Poi noi vi lasciamo anche il suo contatto. Magari se qualcuno vuole chiederti qualcosa su Chicago, gli si può lasciare il tuo contatto. Sì, vero, sì, sì. Io guarda, sono sempre molto disponibile. Provo a rispondere a tutti, lo faccio molto spesso, anche se è una chiamata ai 5 minuti, 10 minuti. Veloce, tante volte anche tramite Instagram è forse il modo più veloce per contattarmi. Quindi scrivetemi un messaggio. Io provo sempre a rispondere a tutti. Quindi scrivete e provo a essere sempre disponibile. Eh, perché insomma, quando uno prova o comunque vuole sapere informazioni all'estero o ci vuole andare, aver lì sì. un italiano a cui magari chiedere, sai, è sempre utile. No, comunque uno si troverà sì. sicuramente più a suo agio. Poi, ovviamente, cose un po' più eh, tipo il discorso dei visti, queste cose che lì è bene rivolgere. Magari a qualcuno che lo fa di lavoro ci arrivano a noi messaggi, ma voi eh, non parlate sì. dei visti eh, ma noi non siamo agenti dell'immigrazione. Se ne può parlare un po' a grandi linee, no? Giusto te che dici sì, anch'io, anch'io parlo a grandi linee. Io so solo la mia di esperienza, e poi ovviamente alla ditta dove lavoro io abbiamo assunto tanta gente che non è americana, dalla Francia, dall'India, insomma, quindi un pochino me ne intendo. però sì, come hai detto te, Riccardo, ovviamente bisogna chiedere agli esperti. Poi ci sono altri canali che parlano solo di quello, quindi eh. di fare domande però io parlo molto a grandi linee sì poi insomma anche noi come canale si vuol dare informazioni complete ma generiche poi se uno veramente si vuole trasferire ovviamente come consigliano tanti è bene andare nel posto a vedere com'è ma poi bisogna affidarsi a dei professionisti perché soprattutto lì in America il discorso dei visti è complicato sì, quindi sì, per prendere sì, sì. il visto giusto no? perché <ride> ce ne sono mille lì no ce ne sono mille tutte lettere diverse sembra l'alfabeto poi ci sono visti speciali insomma ogni caso è diverso e quindi è molto Molto più facile parlare a grandi linee. Bene, poi insomma vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i nostri video con i nostri Italian Globetrotter un po' in giro in tutto il mondo, di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video con il nostro Matteo, o strategico di Call of Duty, <ride> però lui è Matteo, ecco strategico è il suo nome da, tra virgolette, vero? <ride> sì, 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 sì. E io poi voglio se... anche ringraziarti eh, Riccardo eh. E, e Valentina per le domande, guarda, mi piace molto l'idea del vostro canale e vi auguro un bello in bocca al lupo che continui Anch'io a seguirvi su tutti questi video. Grazie mille Matteo, grazie, questo tuo augurio sì. fa piacere e ne abbiamo sì. bisogno, perché, come sai anche te quando uno fa i video insomma c'è tanto lavoro dietro e ci vuole sì, anche sì. un po' per comunque vedere dei risultati, quindi fanno sì. sempre piacere queste cose, ci spingono ad andare avanti eh, anche beh. tutti i messaggi che la gente ci manda, ci fa tanto piacere. Assolutamente, sì, sì. Grazie, ti ringraziamo veramente tanto per essere stato nostro ospite a Italian Globe Trotter ci ha fatto tanto piacere, un abbraccione all'Italia, salutaci alla tua maniera. Buona Cicci. <ride> ciao, viva ciao, il ciao, ciao, un saluto da Chicago. Ciao ragazzi. Ciao ciao Matteo.